La nostra associazione Health and Care è stata fondata in memoria di mio nonno Liu Zhongping, è grande maestro di Tai Chi, mi ha trasmesso la passione di Tai Chi. In più lui ha vissuto fino a 103 anni in salute. Io sono di origine cinese, io vorrei aprire la cultura antica cinese perché questa associazione ha uno scopo di promuovere un percorso di benessere attraverso i corsi di Qigong e Tai Chi tradizionale, gli eventi culturali e eventi su benessere. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di memoria, sia dal punto di vista della medicina occidentale, quindi sarà un momento in cui introdurremo che cos'è la memoria, quali sono le conoscenze attuali su quella che è la memoria, per poi fare un passaggio anche a quella che invece è la visione della medicina tradizionale cinese su questo aspetto qui dell'uomo. E quindi sarà appunto una mattinata in cui faremo un po' un ponte tra due culture e scopriremo che anche se usano termini diversi, in fin dei conti parlano di cose molto simili, per non dire proprio della stessa cosa. Spicca tra i numerosi tratti caratteristici di questa nuova Italia multietnica la diffusa e discreta presenza della comunità cinese, nota soprattutto in campo commerciale, trascurata purtroppo in quel suo ambito culturale che probabilmente è ritenuto superato dalla modernità. Approfittando del periodo di festeggiamenti riguardanti il Capodanno cinese, conosciamo intimamente questa realtà viva e operante tra noi. Scopriamo la forza di una tradizione molto simile a quella nostra che stiamo sciaguratamente abbandonando, subiamo il fascino di un'atmosfera da favola, che però paradossalmente si concretizza anche in effetti positivi per la salute del corpo, mostrando come nella nostra rigida razionalità occidentale troppo spesso ci ammaliamo perché incapaci di entrare in relazione. Io sono innamorato delle arti marziali e mi sono avvicinato al Tai Chi nel 2015. Di questa disciplina io amo tantissimo l'aspetto relazionale che insegna, cioè la relazione col proprio corpo nell'ascolto e nel fare, effettuare i movimenti che ci aiutino a rilassare e a distendere i propri muscoli, i propri tendini, in modo da migliorare lo stato di salute sia fisico che anche psicologico, quindi la relazione che noi abbiamo con noi stessi si riflette con la relazione con gli altri, con la relazione col proprio cibo che diventa una vera e propria cura del proprio corpo attraverso quello che quotidianamente mangiamo e anche con la relazione col nostro ambiente, quindi la natura, il cielo, la terra. La cultura cinese è una cultura vastissima, antichissima, che veramente affonda le sue radici a 3.000 anni prima della nascita di Cristo. Rispetto alla cultura occidentale ci sono sicuramente delle similitudini e delle differenze. Secondo me uno degli aspetti più interessanti è il concetto del Dao, o Tao Chi Tu, come si vuole chiamare, dove praticamente c'è un'unione degli opposti, c'è l'elemento Yin e l'elemento Yang, che sono due archetipi che vogliono descrivere tutto quello che esiste nella nostra realtà ed è una compresenza degli opposti, non può esserci uno senza l'altro. E la vita si può manifestare nello scorrere, nel continuo mutamento, nel continuo scorrere da un estremo all'altro e nell'equilibrio di questi due. Quando si perde l'equilibrio si perde in salute, per quanto riguarda la salute, e quando non c'è più la compresenza di questi due opposti non ci può più essere la vita. E questo secondo me è un concetto molto astratto, ma che poi rientra anche in cose molto concrete nella quotidianità e appunto comprendere questa ciclicità delle cose, questa compresenza degli opposti secondo me è qualcosa che può veramente arricchire la nostra vita in un mondo occidentale che invece ha una visione forse molto
compartimentalizzata della vita, ha una visione anche solo lineare del tempo, e invece la ciclicità anche delle cose è un aspetto che potremmo recuperare, che può essere utile per la nostra vita. E anche appunto questo equilibrio tra gli opposti è una cosa che forse noi chiamiamoci occidentali, anche se sappiamo che ci sono più culture anche nell'Occidente, l'abbiamo persa, il senso dell'equilibrio, il senso, ecco, anche del sentirsi un tutt'uno con quello che è l'universo, che non siamo una cosa a sé stante da questo mondo e dall'universo, ma siamo parte integrante di esso, e se non restiamo in equilibrio con questo, qualcosa si rompe. Con questa occasione stiamo insieme per festeggiare il Capodanno cinese. Oggi celebriamo la festa della luna, la festa di primavera. Il nostro ristorante, siamo dal 1994, 30 anni siamo a Padova. Il 2024 è l'anno del dragone legno. Simboleggia la forza della vita e sviluppo vigoroso. Questa festa non è solo per comunità cinese, ma è anche per tanti italiani. E vi auguro buon anno, sia in pace, felicità e ricchezza. Riguardo la comunità cinese, sappiamo che è esperienza, insomma, quotidiana, che è un po' più, che è molto presente nelle nostre attività commerciali, però è un po' più difficile contattarla a livello personale, quindi conoscere proprio ed entrare nelle comunità cinesi. E ci si chiede perché. Io non ho una risposta scientifica a questa domanda sul perché sia un po' più difficile entrare nelle comunità cinesi. Una delle risposte che mi sono data è che loro sono molto forti, hanno un grande senso di identità e riescono a creare una rete sociale molto solida anche qua in Italia, quindi non sentono forse la necessità di allargarla. Dall'altro lato, forse noi occidentali dovremmo farci una domanda su come ci rapportiamo alle culture altre, se ci rapportiamo con curiosità, quindi con voglia di conoscere e di creare uno scambio alla pari, oppure se ci rapportiamo con un senso di superiorità, quindi quando ci rapportiamo a una cultura altra in realtà la giudichiamo, in realtà vorremmo convincere la persona che abbiamo davanti a omologarsi alla nostra. Chiaramente, se ci rapportiamo in questo modo, una persona che invece è molto sicura di sé, della sua cultura, della sua comunità, non sarà interessata a interagire con noi. Se invece si crea una dinamica di scambio, di relazione, di rispetto reciproco, sicuramente tutti ne possiamo crescere. Noi diamo anche attenzione sulla salute dei giovani. Noi andiamo alle scuole per offrire le lezioni di calligrafia, di lezioni di tai chi tradizionali, per migliorare la loro postura, la loro concentrazione. Quest'anno è l'anno del drago in colore verde. Il drago è una creatura mitologica, simbolo di potenza, di abilità, di prosperità. Vi auguriamo tutti quanti, l'anno nuovo sarà un anno buono per tutti, di salute, di felicità e di pace.